Allora, dobbiamo cadenzare questa attività che si svolge a Roma. Dobbiamo cadenzare con precisione perché fu una attività svolta da quel comando seria, tesa ad anticipare quelli che sono gli effetti della campagna stragista che inizia con le bombe di Capaci, ma che in realtà poteva iniziare già a febbraio con l'attività svolta da questo comando romano. E allora eravamo rimasti ai preparativi e a ulteriore dimostrazione della serietà di quei preparativi vengono coinvolti, abbiamo detto, quei napoletani, quel gruppo di napoletani che sono in realtà uomini d'onore, perché pure essendo di stanza a Marano sono a tutti gli effetti affiliati a Cosa Nostra, quindi una famiglia di Cosa Nostra a Marano, in un strano Nuvoletta, di cui vi ricordo il collegamento con i mazzaresi. Perché? Perché abbiamo detto che in Nuvoletta li troviamo nell'organigramma della famosa Stella d'Oriente di cui ha parlato il dottor Germano. Quindi nella famosa attività svolta da Giovanni Bastone, da Maria Agate, con il commercialista Pino Mandalari, massone, uomo di fiducia di Totò Riina, c'erano anche nell'organigramma della Stella d'Oriente anche i Nuvoletta, ma questo sin dalla fine degli anni 70. Quindi rapporti storici che ritornano a galla e che Sinagori, diciamo, gestisce su incarico di Totò Riina. Perché? Perché dice: ero io che li conoscevo, per in quanto avevano una pregressa conoscenza con noi mazzaresi. Li ritroveremo poi a Roma in un momento particolare, quando si cercherà di attuare il programma criminoso nei confronti degli obiettivi che Riina ha dato a Castelvetrano. E minuzioso è anche il reperimento delle armi e dell'esplosivo. L'abbiamo anticipato la volta scorsa, Virga, che è il capomandamento di Trapani, mette a disposizione oltre 100 kg di esplosivo, che poi saranno collocati a Roma trasportati a Roma da un soggetto che adesso vediamo, si chiama Battista Consiglio, era un proprietario di camion, era un autotrasportatore ed era anche un personaggio vicino alla famiglia Mazzarese. E Battista Consiglio, lo indico due sentenze che ho prodotto, che specificano esattamente chi era e che ruolo aveva in Cosa Nostra Battista Consiglio, quale avvicinato alla famiglia di Mazzara. Due sentenze di condanna, una della Corte d'Assise di Trapani, la numero 499 del 3499 contro Agata e Vito, che è la sentenza, diciamo, per l'attentato a Germanà, al dottor Germanà, e per l'omicidio all'agente della polizia penitenziaria Montalto. In quella sentenza viene riconosciuto come legato ai mazzaresi e condannato per associazione mafiosa, mentre invece con la sentenza del GUP di Palermo del 30 marzo 2006, anche qui contro Agata ed altri, viene proprio riconosciuto il suo ruolo in questa vicenda, nella vicenda della preparazione alla missione romana, esemplificando adesso per le ragioni, per le circostanze che adesso mi appresto ad illustrare. Quindi, armi, ne parlano sia Sinagori sia Geraci. C'è, prima della partenza per questa trasferta romana, un incontro nelle campagne mazzaresi, nella campagna di questo Battista Consiglio. Nel corso di questo incontro vengono provate le armi che si porteranno a Roma. Fucili Kalashnikov, quindi fucili a pompa, mitragliatori, fucili, revolver. Vengono pulite, vengono provate nei pressi di una casa di Roccata, vicino alla campagna di Battista Consiglio. Ed erano, dice Sinagori, più di 15 pezzi. Per abbastanza cosa vuole dire? 5-6 pezzi oppure 10 o 15? No, di più, sicuramente di più. 5-6 forse solo i revolver. Poi i fucili. Poi, farò un duplice riferimento, perché la vicenda è perfettamente ricostruita nella sentenza di Firenze. Ne abbiamo trattato anche allorché abbiamo sentito i due collaboratori che ci interessano in questo caso, che sono Sinagori e Geraci, nel corso dell'udienza che abbiamo tenuto a Firenze, nel corso della quale sono stati escursi entrambi il 3 aprile del 2019. Quindi i mazzaresi portano le loro armi e Matteo porta le armi da Castelvetrano. Le assemblano, le puliscono e poi le danno a Battista Consiglio. Con quale incarico? Battista Consiglio, abbiamo detto, è un autotrasportatore, ha un camion, lui e il figlio avranno il compito di portare le armi a Roma.
Vabbè, ho anticipato, il doppio fondo dietro la cabina del camion verrà creato apposta da quel Gioacchino Calabrò che troverete condannato per le stragi di Firenze, oltre che uomo d'onore della famiglia di Castellammare del Golfo, e imputato e condannato nel processo Omega per vari omicidi. Battista Consiglio è stato condannato per le armi perché, come affermano i due collaboratori all'unisono, non era comunque a conoscenza di quale fosse la finalità di quel viaggio. Geraci, che fa parte di quel comando, che abbiamo detto non è uomo d'onore, che gestisce la cassa di Castelvetrano e che è fiduciario, l'intestatario dei pedi di Rina, quindi non un quisque de popolo, cioè non si portano appresso uno qualunque, partecipa anche alla messa a punto delle armi e alla loro preparazione in vista della missione romana. E dice, c'era questo Battista che aveva 60 anni, che aveva più o meno 60 anni, in stato molto confidenziale con Sinagori, che doveva portare le armi a Roma e che era un signore che aveva un camion. Le armi, ricordo, erano tutte piene di grasso. Vi ricordo che siamo stati parecchie ore, 3-4 ore, solo a pulirle con la benzina. Poi siamo andati, io e Matteo e Sinagori, in un casolare, le abbiamo provate, poi le abbiamo messe in un sacco ed erano quelle che dovevano andare a Roma. C'erano due 357, due pistole cromate. Anche lui conferma che alcune di queste armi le porta Matteo Messina Denaro e le conferma perché? Perché dice, guardate che io in quel periodo, io che tenevo la cassa di Castelvetrano, gli avevo dato 300 milioni a Matteo perché gli servivano per comprare una partita di armi. Le armi che aveva portato un certo Giuseppe Fontana, che è uno del cerchio magico di Matteo Messina Denaro, condannato nella sentenza Selinus che ho prodotto, come uno degli uomini fedelissimi di... E quindi doveva portare queste armi e siamo nel 91, parecchie armi sono arrivate, non mi ricordo, le portava questo qua. E dice sempre Geraci che in quel periodo c'è un incontro a Gibellina con dei personaggi catanesi che lui non conosce e che naturalmente lui non partecipando alle riunioni non sa esattamente quale fosse l'oggetto. Ma a questo proposito vi ricordo che una delle circostanze narrate da Avola, dal collaboratore catanese Avola, è proprio questo scambio di armi che avviene in quel periodo con Matteo Messina Denaro, o per meglio dire non è uno scambio, sono armi che i catanesi consegnano in quel periodo a Matteo Messina Denaro. Allora, a suo tempo, ma gli fu fatta la contestazione a Geraci su questo punto, oltre alle armi gli è stato chiesto di un detonatore di cui aveva parlato in sede di indagini, perché aveva fatto un accenno al fatto che Sinagori e Messina Denaro parlavano di detonatori che si dovevano portare a Roma, allorché si provarono le armi nelle campagne trapanesi prima di partire. Ed è un particolare che Geraci conferma, cioè conferma che i due parlarono di detonatori, che è un riscontro a quanto dice anche Scarano a Firenze, e cioè che tra le cose che gli vengono consegnate, oltre alle armi, oltre all'esplosivo, c'erano anche i detonatori. Questo è a dimostrazione del fatto che si andava a Roma non per la gita di piacere, ecco, ed era completa, diciamo, anche l'armamentario sia per sparare, sia per commettere un attentato con l'esplosivo. Questo per tornare al discorso che facevo la volta scorsa di Geraci, che sa, che vede e sente, ma non ha il quadro complessivo. Geraci prepara queste armi, poi a Roma saprà che ci sono queste armi, ma lui lo saprà sempre perché lo sente dire dagli altri, cioè lui non ha una visione organica di quello che sta succedendo. Lui di volta in volta viene chiamato ad operare, in questo caso a pulire le armi e a metterle in un sacco. Ma lui ancora non sa quello che deve avvenire a Roma e che cosa deve essere effettuato e con che cosa deve essere effettuato. Dice poi Geraci che proprio prima di partire per Roma ci fu un incontro a Mazara del Vallo, io, Geraci, Matteo e Sinagori, da Mariano Agate. Loro si sono appartati dentro una stanza e quando ce ne siamo andati ho salutato pure io Mariano e Mariano ha detto a tutti, state attenti, ragazzi, state attenti. È un incontro che si pone temporalmente
verosimilmente al giorno precedente all'arresto di Mariano Agate, che ricorderete la volta scorsa, si incontra con Riina, gli comunica che intende costituirsi e che quindi Riina gli dice: dagli la chiave e vattene. Allora si tratta o del giorno 1 febbraio o dei giorni immediatamente precedenti, comunque sia, visto che poi il giorno 1 febbraio Mariano Agate viene arrestato e non uscirà più dal carcere. Infine, l'ultima delle riunioni che si tiene a casa di Biondino Salvatore, l'uomo di San Lorenzo, il recente di San Lorenzo, che gestisce in quel momento la ditanza di Teodoro Riina, a casa del quale si sono svolte tutte le riunioni di coordinamento prima della partenza per Roma. E questa volta però sono presente l'intero gruppo che si accinge a partire, e quindi sono presenti, oltre a coloro che hanno partecipato a tutte le precedenti riunioni, quindi ai Graviano, a Sinagori, a Biondino e a Messina Denaro, stavolta sono presenti anche i due di Brancaccio, e cioè Cannella, Fitto Cannella e Lorenzo Tindinello, sono due uomini d'onore del mandamento di Brancaccio. Cannella è della famiglia di Brancaccio, Tindinello è della famiglia di Corso dei Mille, che è una delle famiglie che fa capo al mandamento di Brancaccio, e che sono stati entrambi condannati sia per le strade per Via D'Amelio che per Capaci. Sia per le stragi del 93. Quindi l'incontro qui è meramente organizzativo, teso a preparare la partenza e a dare le indicazioni sui luoghi in cui poi si ritroveranno a Roma. Perché? Perché a Roma ci sono due case che sono state approntate, entrambe da Matteo Messina Denaro. Una attraverso il suo amico Scarano, nella borgata Alessandrina, anzi a Torre Maura, e appartiene a un certo Gesù Antonino. L'altra è la casa di cui ha la disponibilità un certo Lamantia, ed è la casa le cui chiavi sono state consegnate dallo stesso Agate Mariano nei giorni precedenti, esattamente il 31 gennaio, a Sinagori. Quindi l'obiettivo è ritrovarsi a Roma alla Fontana di Trevi. La logistica prevede che il gruppo si sistemi presso queste abitazioni che sono nella disponibilità di Cosa Nostra a Roma. Questa riunione è ovviamente descritta nei suoi particolari, anche nei dettagli, da entrambi, ripeto, Geraci e l'altro, Sinagori. Ma c'è un altro collaboratore che interviene successivamente e che dà un ulteriore elemento di riscontro a questa preparazione, ed è Fabio Tranchina. Fabio Tranchina, che è l'ex cognato di Cesare Lupo, cioè del braccio destro di Giuseppe Graviano, ed è stato a lungo, in quegli anni, l'autista di Giuseppe Graviano. Fabio Tranchina, noi l'abbiamo, è stato escusso a Firenze, ha iniziato a collaborare nel 2011 quando ha ammesso la sua partecipazione, ha confessato di aver partecipato alla fase organizzativa della strage di Via D'Amelio, e poi ha fornito una serie di elementi di riscontro, in particolare circa il coinvolgimento di Giuseppe, del gruppo di Graviano alla strage, in particolare circa la presenza di Graviano in Via D'Amelio. E da questo ulteriore spaccato, da questo ulteriore elemento, fornisce questo ulteriore elemento che inquadra ancor meglio la preparazione, la fase preparativa della missione romana. Perché? Perché assiste, e questo lo dichiara il 5 aprile del 2019 a Firenze, perché
proprio in ragione della sua frequentazione assidua giornaliera con Giuseppe Graviano, proprio nel periodo che ci interessa, ricorda innanzitutto che Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro in quel periodo si incontravano assai spesso, dal 91 fino a tutta al periodo delle stragi e anche successivamente, c'è una frequentazione e rapporti assidui, particolari tra Giuseppe e Matteo Messina Denaro. Perché Matteo Messina Denaro viene spesso a Palermo e perché i Graviano vanno spesso a Trisci, a Trefoldane, a Mazara del Vallo, oltre che a Castelvetrano. E attesta che questa frequentazione poi sfocia in un'amicizia vera e propria, appunto, che allorché diventano latitanti, poi Matteo Messina Denaro passerà spesso in un periodo di latitanza a Brancaccio e mentre oltre che a Bagheria, mentre spesso il Giuseppe Graviano si rifugierà nella zona di Castelvetrano. Dunque, a proposito di questa missione romana, cosa dice Tranchina? Parla di un'occasione di un incontro nella zona industriale di Palermo, dove c'era un deposito che conteneva delle armi. E allora si incontrano Giuseppe Graviano e col fratello Filippo, Di Nirello e Cannella, che sono i due che andranno a Roma, Matteo Messina Denaro, e poi dice forse c'era anche Sinagori, non ricordo. Bene. Siamo tra la fine del 91 e l'inizio del 92. Sì, prima si appartano e poi gli fanno vedere, Giuseppe gli fa vedere una parete dove aveva in precedenza provato delle armi. Poi iniziano a caricare la macchina di Filippo Cannella, che era un Audi 80, e mettono le armi, tolgono i pannelli dei vari sportelli e ci nascondono varie armi. Anche dei giubbotti antiproiettili vengono custoditi in quella vettura e sente dire che questi devono andare a Roma per fare qualcosa di importante, che c'è da frequentare un ristorante, che c'era un mare di sbirri e che quindi la cosa era molto rischiosa. Il riferimento al ristorante l'ho già fatto, credo, e tornerà poi nel corso del racconto, il fatto che il gruppo avesse avuto da Rina come punto di riferimento alcuni ristoranti, il nome di più ristoranti, presso i quali avrebbero potuto trovare il dottor Falcone o il ministro Martelli. Quindi lui sente, vede, è un po', anche lui non è uomo d'onore, come non lo è Geraci, quindi ascolta e vede questa situazione, vede questa macchina che viene riempita, siamo a cavallo tra il 91 e il 92, siamo a Palermo. Quindi significa che le armi le mettono anche i palermitani, significa che nelle campagne di Mazara del Vallo si fa il carico delle armi che portano i mazzaresi e il gruppo di Castelvetrano, mentre i palermitani forniscono a loro volta delle armi che vengono poi nascoste nella macchina di Cannella. Non sappiamo se poi queste armi confluiranno nel camion di Battista Consiglio che le porterà, se le porterà direttamente a Roma Cannella, questo non ci è dato sapere. Però è un ulteriore dato che conferma come poi in quel periodo il gruppo interessato si stesse armando con quella finalità. E che la finalità fosse quella, di uccidere Giovanni Falcone a Roma, lui lo comprese perché sente Graviano, con cui vive praticamente quotidianamente, mentre guardano la TV scorrono le immagini di Giovanni Falcone e della sua scorta, o meglio, di Giovanni Falcone scortato come lo era sempre. E lui, Tranchina, gli dice a Giuseppe Graviano, dice guarda che si porta appresso, insomma, come per dire, certo, la scorta è difficile con uno spiegamento di forze così pensare ad avvicinare Giovanni Falcone. E Graviano gli fa un gesto come per dire aspetta e poi vediamo. E tutto questo avviene naturalmente nel periodo che precede la partenza per Roma. Abbiamo poi la figura di Scarano, che ho già presentato la volta scorsa, perché abbiamo detto ha un ruolo chiave in quella circostanza, cioè in quella trasferta, ma avrà un ruolo chiave altresì nel corso delle stragi del 93. E a lui fa riferimento Rina sin dalla riunione di Castelvetrano, perché ricorderete che è proprio Rina a dire che sarà
questo amico di Matteo, questo personaggio che era stato accreditato da Matteo, l'uomo di riferimento per andare a Roma, il punto di riferimento, il punto d'appoggio. Allora, la volta scorsa vi ho detto, era stato testato, se prendete come riferimento la sentenza Omega, depositata, voi ricorderete che la riunione di Castelvetrano è dell'ottobre del 91, ecco, nella sentenza Omega voi trovate due omicidi, la ricostruzione di due omicidi per i quali Scarano è stato condannato. E faccio riferimento all'omicidio di Favara Salvatore, che avviene, che è una lupara bianca, e avviene a settembre del 91, come a settembre del 91, l'11 settembre del 91, data l'omicidio di Lombardo Francesco a Gravellona Tocea, vicino Pavia. Quindi sono due omicidi commessi da Scarano nell'ambito della famosa guerra di Partanna. Quindi a settembre 91 voi avete la prova che Scarano è stato messo alla prova e ha dato ottima prova, perché questi due nemici degli Accardo, dello schieramento degli Accardo, cioè di personaggi collegati al clan dell'Ingoia, vengono entrambi uccisi in trasferta, cioè lontani da Roma, dalla Sicilia. Entrambi gli omicidi partecipa questo Antonio Scarano, che è un calabrese che non ha nulla a che fare con Cosa Nostra, se non dopo i rapporti che nascono in carcere con Accardo Stefano e che poi matureranno attraverso i contatti con Matteo Messina Denaro. Quindi settembre 91 avete gli elementi per poter riscontrare questo discorso che Rina fa: andate a Roma perché c'è Scarano, perché a settembre 91 Scarano è stato già messo alla prova e ha dato, diciamo, positivamente è stato messo alla prova, perché quello che doveva fare l'ha fatto e l'ha svolto in maniera egregia, per quelli che erano i suoi compiti, naturalmente, di killer. E ho già detto, e lo ripeterò perché è un altro aspetto importantissimo, non è il solo caso. Ho fatto l'esempio di Rampulla, che era stato testato nella faida alcamese, così come ho fatto riferimento, lo rifaremo, a Santo Mazzei, perché Santo Mazzei, prima di essere messo in famiglia a Catania, lo provano i trapanesi, lo proveranno sempre nel 91 attraverso omicidi che verranno commissionati e ai quali parteciperà insieme al fratello. Quindi andiamo per ordine. Scarano, che è il terzo collaboratore che ci aiuta a ricostruire questo segmento, questa fase importantissima dell'attuazione della strategia stragista. Vi ricordo, siamo a febbraio, alla fine di febbraio, non è ancora morto, non è ancora stato ucciso Salvo Lima. Quindi Scarano viene cooptato dopo questi omicidi, scende a Castelvetrano. Vi ricordo che quel legame nasce, oltre che in carcere con Stefano Accardo, per il fatto che Scarano era un calabrese che aveva sposato una signora di origine siciliana, o meglio, che di origine di Triscina, quindi una donna di Castelvetrano, e quindi veniva spesso, frequentava spesso quelle zone. Quindi Scarano viene contattato in questo periodo, nel periodo che precede la partenza per Roma, viene contattato, si porta a Castelvetrano e Matteo Messina Denaro gli dà un incarico, quello di affittare un appartamento a Roma. Chiama Geraci, gli dice: dagli 20 milioni perché deve andare presso un'agenzia a Roma, perché deve cercare un appartamento. E questa è una questione che riferiscono concordemente sia Geraci che Scarano. Quindi soldi che gli vengono consegnati materialmente da Francesco Geraci, lo scopo, la finalità è quella di affittare un appartamento a Roma per conto di Matteo Messina Denaro. E lo racconta Geraci, lo riferisce Scarano, dice: parlo prima col dottore Pandolfo, anche lui nipote di Stefano Accardo, che trovate anche lui condannato nel processo Mega per omicidi e associazione mafiosa. Con Pandolfo vado a Castelvetrano e qui incontro Peppe Caramella. Caramella è un altro del cerchio magico di Castelvetrano, che abbiamo già citato quando abbiamo parlato del famoso Ambla di Sciacca a Castelvetrano. Ambla è uno dei due che parlerà, è uno dei mafiosi di Sciacca che verrà intercettato
Ne abbiamo parlato a proposito proprio dell'influenza del diretto intervento di Matteo Messina Denaro in terra di Agrigento. Garamella era uno di quelli che ospitava l'Ambla quando questi si era ricercato e si nascondeva a Castelverrano. Ora, col Garamella si recano alla gioielleria di Geraci e qui c'è l'incontro famoso nel retro bottega dove gli viene spiegato da Matteo Messina Denaro che deve provvedere alla logistica romana ed approntare un appartamento nel quartiere Parioli. E qui avviene anche la consegna da parte di Matteo di Geraci dei 20 milioni su incarico di Matteo Messina Denaro. E siccome non riesce Scarano, pur attivandosi, a trovare una casa nella zona che gli era stata indicata, attraverso l'agenzia che Matteo Messina Denaro gli aveva indicato, ritorna a Castelvetrano dicendo a Matteo che non era riuscito a eseguire il compito che gli era stato affidato e lui da quel momento gli dice va bene, allora lascia perdere. E dopo aver lasciato perdere il tentativo di affittare una casa tramite agenzia, riesce a reperire una casa di un suo amico che si chiamava Giacomino e che poi viene identificato in Gesù Giacomino, che sarà appunto la seconda casa che fornirà base logistica per il gruppo quando si trasferirà a Roma. Quindi mi soffermo su questi particolari che forse non ce ne sarebbe bisogno, se non perché, lo anticipo, poi ne parleremo diffusamente, perché in una parte della sentenza della Corte d'Assise di Catania troverete quel riferimento che tende a sminuire l'importanza di questa missione e è mio compito insomma ricostruirla nei dettagli poi per far capire alla Corte, per consentire alla Corte di verificare come in realtà vi fosse stata una certosina tendenza a studiare la preparazione di questo atto sin nei particolari più infimi. E questa casa che lui trova poi viene visitata dalla Matteo Messina Denaro che dice che Scarano la trovò di suo gradimento, quindi prima ancora che ci andasse ad abitare per qualche giorno, questa casa era stata, diciamo in qualche modo, aveva avuto il gradimento dello stesso Messina Denaro. Poi dopo andò via e ci tornò con uno che chiamava Vincenzo Enzo ed era la prima volta che lo vedevo. E allora, sono case che sono state tutte individuate e trovate i sopralluoghi effettuati, le individuazioni e gli scontri fatti o rinvenuti dalla Polizia Giudiziaria nella sentenza di Firenze, oltre che nella sentenza che ho citato nei confronti di Messina Denaro e Graviano per quanto riguarda le armi, la condanna per armi. Quello che è chiaro è che prima di partire hanno due case. Una, la casa messa a disposizione dall'Avantia, di cui avevano le chiavi attraverso Agata Mariano, l'altra che ha messa a disposizione da Scarano attraverso Messina Denaro. La partenza abbiamo detto risale al 24 febbraio ed è una data certa perché i riscontri che oltre alle dichiarazioni di Sinagori e di Geraci ci sono dei riscontri che sono riscontri obiettivi. Sinagori dice che viaggiarono lui e Geraci in aereo mentre gli altri andarono in macchina. Ora, a quel tempo, chi lo ricorda, non c'era l'obbligo di fornire la carta d'identità. Quindi, chi voleva partire, forniva le proprie generalità, che potevano essere anche generalità di fantasia. E Sinagori storpia il suo nome, dice io parto con un biglietto a nome Rinacori o qualcosa del genere. Ed effettivamente risale al 24 febbraio,
il biglietto Palermo sulla tratta Palermo-Roma, che conferma la data di partenza. Quindi Matteo va, parte, dice Geraci, e va con Tinnirello, mentre io e Sinagoli partiamo in aereo. Qui c'è un primo, diciamo, intoppo, perché? Perché arrivati a Roma, Sinagoli e Geraci si indirizzano verso la casa che è stata messa a disposizione da Agata Mariano, ed è una casa che non, diciamo, soddisfa i loro bisogni, perché manca l'acqua, mancano, diciamo, altri requisiti che possano farla ritenere confacente alle loro esigenze. E quindi, dopo essersi incontrati con gli altri del gruppo, decidono di andare tutti nella casa di via Alessandrino, che era la casa messa a disposizione da Scarano. Quindi quattro del gruppo sono, il gruppo è composto da sei persone, quattro persone sono ospitate nella casa di Scarano, Cannella e Giuseppe Graviano saranno invece ospiti di una casa che non fu invece individuata. Anche in quell'occasione, sia Sinagoli che Geraci videro, ebbero modo di conoscere e di vedere anche a Roma lo Scarano. Allora, un'altra fase che è stata compiutamente ricostruita è quella dell'arrivo del camion di Battista Consiglio a Roma. Perché? Perché è stata questa fase, diciamo, ricostruita attraverso le dichiarazioni sia di Scarano che di Sinagoli. C'è un appuntamento che si danno sul raccordo anulare, lo vanno a prendere Matteo Messina Denaro, Scarano e Sinagoli, e conducono il camion di Battista Consiglio sino alla casa dello Scarano. Nel momento in cui arrivano, il camion di Battista Consiglio viene scaricato, Scarano ha modo di verificare che effettivamente c'era una botola che era stata ricavata dietro la cabina del camion, all'interno della quale erano state nascosti dei sacchi. E quindi questi sacchi vengono presi e, su indicazione di Scarano, vengono nascosti nello scantinato della sua abitazione. Ed erano sacchi, dice Scarano, che contenevano le armi e che contenevano l'esplosivo. Non che io lo apra, me lo dicono loro. D'altra parte, dovevo custodire l'esplosivo, dovevo essere ben consapevole di che cosa custodisse, vista la delicatezza del contenuto. E anche perché, lo ricordo poi, Scarano quell'esplosivo lo utilizzerà l'anno dopo per commettere l'attentato a Maurizio Costanzo. Quindi Scarano e Sinagoli ricostruiscono questo ulteriore passaggio: l'arrivo delle armi e dell'esplosivo, la custodia nello scantinato di Scarano. La presenza di questo Battista Consiglio, che si funge da trasportatore delle armi, e di Matteo Messina Denaro e Sinagoli come interessati al contenuto, alla merce che arriva e che viene consegnata. Sinagoli
non ricorda il detonatore, ricorda che si trattava di esplosivo, ricorda che si trattava di armi e ne descrive il tipo, ricorda anche, a conforto di quello che dice Tranchina, che c'erano anche dei giubbotti antiproiettili. E ricorda il peso dell'esplosivo, che superava i 100 kg. Ed è lo stesso esplosivo, dello stesso quantitativo che indica Scarano, perché Scarano indica esplosivo contenuto in vari sacchi, 3 o 4, del peso di 30-40 kg ciascuno. Scarano non partecipa alla missione romana attivamente. Scarano, ho detto, è il punto di riferimento, è l'uomo che bada alla logistica, quindi custodirà armi ed esplosivo, provvede alla gestione delle case, prima, durante e dopo. Ma non verrà messo al corrente di quello che il gruppo è venuto a fare a Roma. Dice, si trattennero una decina di giorni, poi ripartirono senza salutarmi. Però prima che partissero arrivò un camion dalla Sicilia, targato mi pare Trapani, che era condotto da due, dovevano essere padre e figlio, perché uno chiamava l'altro papà. Questo camion era a passo corto, aveva un doppio fondo, ma non sotto, appiccicato alla cabina. Vengono tirati fuori dei sacchi che vennero scaricati in cantina dello stabile dove io abito, in un posto non utilizzato da altri. Questi sacchi poi io li coprì bene con roba vecchia, li ricoprì bene con roba vecchia che c'era nello scantinato, e seppi che c'erano armi ed esplosivo. Quando scaricò questo camion erano presenti, oltre ai due siciliani, io e anche Matteo ed Enzo, che arrivarono insieme al camion. Era un sacco di stoffa militare bello grosso, e c'erano 2, 3, 4 sacchetti di esplosivo di circa 30-40 kg ciascuno. Capì, anche toccando, che si trattava di armi, ma me lo disse specificamente Matteo, che oltre alle armi c'era l'esplosivo. Queste armi, abbiamo detto, appartenevano a 3 famiglie diverse, perché appartenevano ai palermitani, ai mazzaresi e a Castelvetrano. E di questo ne darà conto lo Spatuzza, che sarà colui che l'anno successivo andrà a riprendere queste armi e le riporterà in Sicilia. Vedremo come l'incarico che gli verrà dato da Giuseppe Graviano sarà proprio quello di fare un catalogo di queste armi, perché gli dirà Graviano: guarda, queste armi bisogna restituirle ai legittimi proprietari, quindi fai un elenco, perché poi dobbiamo ricordarci che dobbiamo riportarli ai titolari. Veniamo all'attività di pedinamento che si svolge. Il gruppo è arrivato il 24 febbraio, cominciano i pedinamenti. I pedinamenti, come sappiamo, sono tesi a verificare gli spostamenti, gli itinerari di Giovanni Falcone e del ministro Martelli, innanzitutto. E sappiamo dalle parole di Geraci e dalle parole di Sinacori che questi pedinamenti, questa ricerca di Giovanni Falcone a Roma e del ministro Martelli dà esito negativo, nel senso che non ci fu possibilità di individuare, o quantomeno di seguirli. Perché? Perché, ripeto, e questo è un importante passaggio, nella indicazione che dà Riina, sì, c'è un presupposto. Il presupposto è che Giovanni Falcone giri per Roma con una certa libertà, ossia non abbia quella soffocante tutela che lo segue a Palermo, ma sentendosi rilassato, lontano dalla Sicilia, prenda dei momenti di libertà, come in effetti avveniva, a volte il magistrato usciva senza scorta, era capitato, ed evidentemente questo segnale era arrivato all'orecchio di Riina, ed era arrivato all'orecchio, lo ripeto, era arrivato all'orecchio di Riina l'anno prima, lo dice Giovanni Brusca quando dice: io nel 91 vengo incaricato da Riina di andare a cercare Falcone e la sorella, un noto ristorante conosciuto perché la titolare era la sorella di Aldo Fabrizi, conosciuta perché poi insomma aveva fatto pellicole di successo. E questo ristorante che sta all'isola di Berina è un ristorante che venne, presso il quale Brusca con Bagarella andarono a cercare Giovanni Falcone. Quindi a Riina era arrivata questa voce, Giovanni Falcone a Roma ha la possibilità di uscire senza scorta, quindi meno tutelato, quindi andate a cercare nei ristoranti, andate a cercare nei locali che frequenta, perché lì sarà più facile eliminarlo. Quindi è questo, diciamo, la linea guida iniziale è questa.
Ecco perché si portano le armi e portano l'esplosivo, perché devono prendere in considerazione entrambe le ipotesi e possibilmente farlo con le armi. Tant'è vero che dice Sinagori, non Geraci, perché Geraci queste cose non le sa per le ragioni che abbiamo già spiegato. Quindi Sinagori dice, noi sulla base di quello che dice Matteo siamo autorizzati a sparare, noi partiamo con il compito di uccidere, licenza di uccidere, e siamo autorizzati a sparare. Qualora viceversa fosse stato, si fosse registrata la necessità di utilizzare l'esplosivo, allora dovevamo parlarne con Rina. Perché? Perché a quel punto, innanzitutto, per mettere l'esplosivo occorre un artificiere, e lì un artificiere non c'è, perché nessuno dei membri del gruppo di Mirello, Cannella, nessuno di costoro è in grado di confezionare con perizia un'autobomba. Lo dico non così per vaghe reminiscenze, lo dico per cognizione di causa. E Sinagori, gli esplosivi, non capisce nulla, Matteo Messinaro non ha mai confezionato una bomba, men che meno Geraci. Il gruppo palermitano, che è il gruppo che l'anno successivo farà le stragi e che attenterà proprio alla vita di Maurizio Costanzo, l'anno dopo si fa leva sulla perizia e sulle capacità di Lonigro e Benigno. Quindi gli artificieri del gruppo di Trancaccio non ci sono in quel momento. Quindi Rina dà l'autorizzazione, ma dice Sinagori, se avessimo dovuto utilizzare l'esplosivo avremmo dovuto contattare Rina. E quindi un mandato pieno per quanto riguarda l'utilizzo delle armi, condizionato per quanto riguarda l'utilizzo dell'esplosivo. Attenzione, perché questo è un dato importante. Cioè, da Castelvetrano in poi è, diciamo, possibile, è considerato possibile uccidere Giovanni Falcone anche con le armi. Da un certo momento in poi le armi vengono eliminate e diventa l'unica possibilità di utilizzare, di eliminare Giovanni Falcone, l'utilizzo dell'esplosivo. Ma il 24 febbraio, quando partono per Roma, ancora è, diciamo, pienamente in pista l'idea, la possibilità di che il comando agisca operando con l'utilizzo di armi d'assalto. Dice Sinagori, noi pensavamo che lui frequentasse dei ristoranti. Rina ci aveva indicato, e l'ho detto già la volta scorsa, erroneamente, il ristorante Il Matriciano, che sta in una certa parte di Roma. Poi sapremo solo dopo che il dottore Falcone frequentava un altro ristorante che si chiamava il Carbonaro, la Carbonara, che è invece sito a Campo dei Fiori, a due passi dal Ministero della Giustizia. Allora, loro fanno questi appostamenti e si dividono in coppie, sono sei, e Sinagori opera prevalentemente con Geraci. Dopo qualche giorno, a seguito dell'esito negativo degli appostamenti fatti nei pressi del Ministero di Grazia e Giustizia, dove allora lavoravano sia Martelli che Falcone, primo ministro, il secondo quale dirigente dell'ufficio penale, degli affari penali. Dopo qualche giorno, il gruppo che poi si ritrovava la sera per fare il punto della situazione si rende conto che gli obiettivi di Giovanni Falcone e il ministro Martelli non sono di facile attuazione, perché o non vengono visti o vengono visti in situazioni nelle quali non è possibile progettare in modo, diciamo, in sicurezza un attentato. E quindi si ripiega a quel punto su un altro degli obiettivi che Totò Riina aveva indicato, e cioè Maurizio Costanzo, che con le sue trasmissioni aveva offeso l'onore dei mafiosi, bruciando magliette e addirittura arrivando ad augurare malattie incurabili. E Maurizio Costanzo ha, diciamo, una peculiarità. Innanzitutto, abbiamo detto, registra 4 volte a settimana questo spettacolo, Maurizio Costanzo Show, nel tardo pomeriggio. E quindi basta andare al Teatro Parioli o mettersi nelle vicinanze, appostarsi nelle vicinanze del Teatro Parioli per poter poi verificare i suoi spostamenti. Il gruppo effettivamente, o meglio, Sinagori e chi viene con lui, accerta che il Maurizio Costanzo, terminato di registrare la puntata della trasmissione, con la stessa macchina si dirige sempre verso una certa direzione.
il Teatro Parioli è, diciamo, situato in un dedalo di, all'interno di, del quartiere Parioli, in un dedalo di stradine. Per tornare sulla via principale, cioè su Viale Parioli, occorre seguire un percorso obbligato. Seguendo Maurizio Costanzo si scopre che lui va nella zona della Cassazione, una via vicino alla, il Palazzo di Giustizia, in via Dionigi, dove loro ritengono lui risieda. E vedono che questa casa è presidiata da uomini in divisa. Quindi ritengono che sia persone, siano persone della scorta. Così come pensano che sia un uomo della scorta la persona che in genere gli fa da autista quando esce dal teatro. È un'inferenza errata, a posteriori lo possiamo dire, come accertato e come risulta appunto dai, dagli accertamenti effettuati nel corso del processo di Firenze. Perché? Perché in realtà Maurizio Costanzo in quei giorni uscito dal Teatro Parioli non va a casa sua, ma va, si reca dall'allora ministro Scotti, che abitava appunto in via Mariano Dionigi e che era scortato ovviamente, che quindi aveva la scorta sotto casa, perché voleva al tempo preparare, cioè organizzare un programma con il contributo dell'onorevole Scotti. A quel punto il comando trae alcune risoluzioni. La prima è che Giovanni Falcone e l'onorevole Martelli sono obiettivi difficili da realizzare a Roma. È più facile, come bersaglio dal punto di vista operativo, operare su Costanzo. Perché? Perché l'itinerario è sempre lo stesso e perché riempiendo un cassonetto di esplosivo o con un'autobomba piazzata nel punto cruciale dove in queste stradine dove lui transita quotidianamente, è facile realizzare l'operazione di morte. E a questo punto che scatta la necessità che si era detto prima. Innanzitutto i pedinamenti richiedono un ulteriore personale, l'ausilio di ulteriore personale e vengono nuovamente scomodati i napoletani. Cioè Sidagori chiama i famosi Nuvoletta, i Nuvoletta vengono a Roma e partecipano ai pedinamenti. Dopodiché, una volta che viene elaborato il piano operativo su come e dove eseguire l'attentato con l'esplosivo nei confronti di Maurizio Costanzo, Matteo Messinaro dice a Sinagoi: a questo punto te ne scendi a Palermo e vai a dire a Totorina lo stato dell'arte qual è. Noi abbiamo trovato questo, questo si può fare con queste modalità, vai a dire e senti lui che cosa dice. Quindi non c'è nessuno stop all'azione romana. C'è una modalità che era stata concordata. Rina aveva dato degli obiettivi, questi obiettivi erano stati perseguiti, questi obiettivi erano stati in qualche modo, si era escluso l'obiettivo principale che era Giovanni Falcone. La stessa cosa si era fatto per il ministro Martelli. Lo studio di fattibilità aveva portato a dire che era possibile effettuare un'azione nei confronti di Maurizio Costanzo. E poiché sembrava loro che Maurizio Costanzo fosse scortato, che avesse la scorta a casa, che quindi ci potessero essere dei problemi, la soluzione operativa adeguata era quella di operare con l'esplosivo che ci avevano trasportato. Per cui a quel punto occorreva dare conto di quello che si era fatto a Rina e sentire quali fossero le sue determinazioni. Ed è il giorno 4 marzo, quindi dal 24 febbraio al 4 marzo sono a Roma per effettuare questi sopralluoghi. Il 4 marzo Sinagori scende e va a Palermo. Anche qui devo precisare, la scelta, diciamo, la scelta di colpire con le armi era la scelta che il gruppo avrebbe privilegiato, in relazione alla quale, ripeto, c'era già un'autorizzazione, non dovevano chiedere altro. Arrivano
a pensare di utilizzare l'esplosivo solo a seguito di quella che era stata, erano state le difficoltà in scala che si erano via via presentate, almeno dal punto di vista putativo, soggettivo, perché in realtà poi abbiamo detto che non erano, il Maurizio Costanzo non era scortato a quel tempo. E la ragione è anche facilmente intuibile, la riferisce Sinacori a Firenze, dice: un attentato al centro di Roma con l'uso di un'autobomba avrebbe creato un forte allarme, il rafforzamento delle misure di sicurezza di tutti i soggetti che al tempo erano tutelati e che potevano essere possibili obiettivi di future azioni di Cosa Nostra e che avevano ruoli istituzionali di rilievo. Quindi fa scoppiare una bomba a Roma, al centro di Roma, per uccidere Maurizio Costanzo, significava naturalmente che tutta la strategia stragista avrebbe potuto subire dei contraccolpi. E qui entra in gioco il ruolo di Giovanni Brusca. E ancora prima vi ricordo quello che avevo accennato a proposito della cosiddetta supercosa, che non era una butata. Rina aveva la necessità di blindare, come diceva, gli scorsi, e aveva bisogno di compartimentare le azioni. Si agiva, ma ognuno agiva senza, all'insaputa dell'altro. C'erano dei gruppi che operavano, ma nessuno di questi gruppi era a conoscenza di ciò che facesse l'altro, anzi non era poi a conoscenza che altri operassero. E questa era una tecnica che consentiva a Riina di mantenere, abbiamo detto, una regia di tutti gli eventi, di tutte le azioni che erano in corso. Era lui l'unico a poter fare una sintesi, a poter fare una valutazione comparativa di ciò che era utile o non utile ai suoi, al raggiungimento dei suoi fini, dei suoi disegni.